culturale, lo deve diventare sempre di più, deve essere internazionale e grazie a personalità come Susanna, alla sua passione, alla sua voglia di fare, io credo che riuscirà ad esserlo sempre di più e mi auguro che tra noi nasca una sinergia e una collaborazione che ci consenta di fare tante altre edizioni. Sempre tanti consigli. Posso chiedere invece chi era Paolo da bambino? Buonasera. A Bologna dicono l'umarelle, cioè io da bambino stavo cercando i cantieri. La mia attrazione è stata la polemica, appunto. Quel povero insegnante che ha bocciato tre ragazzi alla maturità. Effettivamente è un'eccezione, perché la percentuale giusta è il 99,5% di ragazzi e ragazze che fanno maturità sono promossi. Io vorrei conoscere lo 0,5%, perché credo che siano dei ragazzi interessanti, quelli che riescono in questo paese a essere bocciati, degli eroi. Delle persone che hanno un grande temperamento, una grande personalità, successo da adolescente, se mi facevo le canne, se lo insiste, posso anche dare prova di questo. Sì, tutti, come stai dicendo? Era un adolescente. Guardi, allora. 50 anni fa esatti usciva Yellow Submarine, mitica canzone dei Beatles, e io ho preso uno di quei mangiadischi con il, me lo ricordo perfettamente, era l'estate esattamente 50 anni fa, finite le scuole fine giugno, uscì questo capolavoro straordinario, poi c'era anche il film, il cartone animato, che sono delle cose meravigliose, Beatles in quell'epoca lì, poi il canto del cinema. Io mi ricordo questo mangia dischi legato con lo scotch sul motorino, e così riuscì ad avere un certo successo sulle ragazze in quell'epoca, per merito di Ringo, George, mettevo dentro, primo motorino con disco incorporato. Modestamente lo inventai e credo di meritarmi un applauso, no? Creatività! Non so che fine abbia fatto col motorino, neanche col disco, credo che ci sia un po' rovinato con soldanza. Prego. Voi non avete acqua, avete un sacco di coppe, ma non avete acqua. Abbiamo anche l'acqua. Posso farle un'altra domanda? Certo, lei qui a Porta, lei è la padrona. No, per l'amor del cielo, noi siamo un'associazione, quindi. Okay. E volevo chiederle, nella sua vita c'è stato un momento di debolezza, un momento in cui non ha avuto il coraggio di fare qualcosa? Visto che parliamo di coraggio, io volevo invece capire le sue debolezze. Debolezze tantissime. Io poi sono uno che piange facilissimo, mia figlia mi prende sempre in giro perché mi emoziono con una... Figuriamoci se su uno schizzo di saliva raccolto 30 anni prima, su un francobolle, su un reperto, oltretutto doveva essere abbondantissimo, poi la prova non è ripetibile perché si dice che tutto il reattivo è stato utilizzato, questo lascia dei dubbi, soprattutto in termini procedurali. E dicevo, perché tanti casi sono così interessanti a livello mediatico? Cioè, cosa c'è? C'è il giudice che vuole diventare famoso?
Cosa c'è dietro a questi casi? Che poi alla fine... Ma guardi, questa è una bellissima domanda ed è una domanda molto tecnica, perché è proprio un aspetto, direi, specifico di quella che definivamo prima la criminologia mediatica. L'evento mediatico incurva il decorso del processo penale? La risposta è sicuramente sì, inevitabilmente. Sarebbe meglio che il processo penale si svolgesse in chiuse stanze come quelle dei tribunali dell'Inquisizione? La risposta è sicuramente no. Quindi se il legislatore, la Costituzione, ha voluto che l'evento processo penale fosse un evento sottoposto alla critica del giudizio dell'opinione pubblica, ha avuto sicuramente le sue buone ragioni. I giudici togati e i giudici popolari delle corti d'assise d'appello risentono della formazione di un'opinione pubblica collettiva? La risposta è sicuramente sì. Però in questa dimensione non tutti i processi sono uguali. Allora lei fa bene interrogarsi sul perché alcuni processi sono più mediatici di altri. E ne potrei citare uno che ho anche avuto modo di visitare personalmente, essendo stato consulente anche lì durante il processo. Che caso è? Fiorentino. Alla grande esistenziale,
la cui ineludibile presenza non annulla il furore di un'anima che inneggia la vita e si prostra all'universo possente e magnifico. Poiché questa vita, ed ecco, ritorna sempre il punto che abbiamo affrontato questa sera, poiché questa vita è l'unica che ci è data, il poeta invita ad assaporarla con l'ebbrezza istintiva del bambino, in spirito di fratellanza e solidarietà. Grazie, insomma, fratellanza e solidarietà sono dei valori a cui non dovremmo mai rinunciare. Il momento che stiamo vivendo in Italia, in Europa e nel mondo è veramente, veramente raccapricciante. Quindi meno male che esistono i poeti, gli scrittori, meno male che esistiamo voi, perché bene o male portiamo qualcosa di bello. È assolutamente inutile, la poesia non serve a niente, la letteratura non serve a niente, però è indispensabile perché rende l'uomo migliore. Altro, come scusa, è di più. Attenzione, io dico una cosa, no? Si è parlato prima di emozioni, permettetemi di fare un'osservazione. La poesia va al di là delle emozioni, come potete fare anche la narrativa, chiaro ci sono, ma l'emozione è la parte più superficiale, la parte più immediata. In realtà la poesia ha un potere evocativo tale per cui quando il lettore la legge, cambia, succede qualcosa in lui che non è emozione. Immaginate un bosco, no? Che cosa c'è nel bosco? Ci sono gli alberi, c'è l'aria, i raggi del sole, magari qualche ranocchia. Poi c'è uno strato di foglie secche. Sotto che cosa c'è? C'è la terra. Ed è lì che si apre il seme. Questo devi cercare la poesia. Il seme che si apre. Le foglie proteggono la terra e le foglie sono l'emozione. Andare al di là dell'emozione vuol dire cercare un seme per svegliare quel qualcosa che è in noi che normalmente è sopito. Quindi abbiamo un... cioè noi non è che dobbiamo essere per forza letti, ma chi se ne frega se ci leggono, se ci apprezzano. L'importante è farlo perché serviamo da esempio. Noi, con il nostro piccolo esempio, facendo queste cose perfettamente inutili, che ci danno anche della soddisfazione, accrescono anche il nostro ego, per carità, ci può stare, l'importante è che non sia quello che vuol dire. La cosa importante è fare qualcosa di utile. Altro non siamo. Di ciò che celebra o glorifica, del gran parlare che si fa intorno al nulla ne ho abbastanza. Le parole sdolcinate, l'adulazione, i commenti superflui, lasciamole ai funerali. Finiamola con l'approvazione a tutti i costi, smettiamola di aspettarci che qualcuno ci dica sei bravo, perché non è vero. Altro non siamo che un cambio di ritmo nell'immensa sinfonia del mondo. Per questo a me piace l'onestà che non si traveste, la semplice accettazione del vero coperta di vita. Siamo persone, non miti, e da persone ci lasceremo un giorno morire. All'appuntamento ultimo, credimi, l'ospite sarà puntuale. Per questo uccidere parole vane lasciando spazio alla parola amica va fatto ora, perché domani sarà troppo tardi. La voglio piena di fuoco la musica del mio funerale, e di vita schioppettante e di chiacchiericcio denso. Non suonatela in tono minore, le emozioni lasciatele da parte. La musica non si esprime con ciò che è stato o che non è stato, ma con tutto quello che ancora resta da suonare. Perché la musica è un vuoto che chiede solo di essere colmato con nuove invenzioni, con nuove idee. Per questo la mia morte voglio che sia piena di allegria, di colore, di gioia, e se ho ben vissuto
salutatevi con un applauso. Grazie. Secondo premio è Psecu Versi Impavidi, sezione di libro edito di poesia con Sinfonia. Ecco, Marisa, vieni a premiare? No, no, non ci siamo dimenticati di nessuno. Sì. Allora, adesso praticamente non c'è quasi nessuno, no? Quindi tutti stanchi. Però io volevo dire una cosa. Voi non avete idea di quanto sia faticoso organizzare un concorso letterario, di quanto lavoro c'è dietro, e l'organizzazione, anche l'impegno personale, anche l'impegno economico. Ecco, sarebbe molto bello se questo venisse riconosciuto dalla città. Nel caso di Sarzana c'è una libreria, non c'era neanche una locandina. I librai dovrebbero essere fieri di questo concorso, dovrebbero anche mettere in bacheca i libri dei premiati. Sarebbe forse una cosa bellissima se questo succedesse. È un sogno che ho, è tanti anni che frequento concorsi letterari, io stesso li organizzo, sono giurato da diversi anni, vicepresidente di un concorso anche abbastanza importante. È difficilissimo avere la collaborazione dei librai. Il mio augurio per tutti noi, per voi, per Sarzana, è che l'anno prossimo la libreria abbia una piccola bacheca con i libri dei partecipanti. Comunque, un'altra tutti cosa, i negozi dovevano avere i libri dei partecipanti che io non sono riuscita a portare. Questo era l'accordo con magari, tutti i commercianti. Sarebbe il massimo. Un'altra cosa, ci sono 2-3 mila concorsi l'anno in Italia. Sarebbe bello anche che le associazioni si unissero per fare un super concorso, perché tutti i premiati potessero poi essere ulteriormente selezionati da un'associazione di associazioni, perché qui in mezzo a tutta quella roba che devono leggere, che devono valutare, che io stesso devo leggere e valutare, vi assicuro ci sono opere degne di rappresentare la nostra cultura letteraria nel mondo, molto più di quello che si trova spesso nelle librerie o di quello che viene pubblicato da editori di grande grido. E sarebbe bello che i librai, invece di vendere del folder, vendessero i libri nostri. Grazie e buonasera. Grazie. La foto è doverosa, eh? Anche lei ormai è stanco, ma abbiamo una foto doverosa. Grazie. Grazie delle belle parole spese. Concordo con quello che ha detto. E questo è il motivo per cui noi abbiamo cercato di non ridurre le premiazioni, ma anzi di ampliarle perché tutti quelli che hanno partecipato hanno una loro valenza estremamente positiva. Questo è il messaggio che da anni cerco di portare avanti. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Cura, stringiti forte su di me.